Steve Gaetano da Catania, a Biasine Suma, il bello del calcio, sfottò con stile e rispetto, simpatiche botte e risposte al derby di Milano in alestione di stile. Ne parliamo e poi Andanovic. Se ero io in difficoltà, vedi come c'era lo ma stile. Va, ma piantala, ma piantala. Guarda. Ti scrivono Andanovic, per 4 anni non ti ho rotto le balle. Oh, che coraggio! Che coraggio, Matteo! Per 4 anni. Poi Gio ci scrive Biasine, non difendiamo l'indifendibile partendo da Icardi. Hai visto? Poi complimenti a Marotta, da quando è arrivato lui la situazione è precipitata, dal terzo posto sicuro, e buone possibilità in Europa con Icardi in squadra, ha sbagliato tutta la gestione. La Juve è un'altra cosa, ciao Marotta, caro Marotta. Allora adesso vediamo cosa ha detto Spalletti, ne abbiamo parlato prima. Però della se, scusami Matteo, se siamo sulla cosa in superficie, Biasin difende Icardi, Biasin non difende Icardi. No, ma dopo... Secondo me... eludiamo il problema. Il problema è che secondo me in questa vicenda. Ma chi lo sta difendendo? Cioè, ma infatti non sto entrando nel merito e non è questa la questione. Qui c'è solo uno in questo posto che è contento che l'Inter vada male. Si è inglesizzato. C'è solo uno. Si è inglesizzato. Chi è? No, Giove. Si è inglesizzato. Guardate che in questo momento, sì, sulla pelle del momento difficile dell'Inter, ci sono due anime in conflitto all'interno della società. No, certo, perché infatti... adesso Van dei Garri faranno praticamente il tifo per il Milan. Ma secondo voi è normale che ci sia un presunto tifoso dell'Inter che invece di provare a sistemare le cose ma, è qua ma cosa a dividere devi sistemare, c'è una corrente e l'altra cosa devi sistemare? È normale l'unica che tu... cosa che devi fare bisogno, ma è normale farlo che tu partire. Esista e faccia determinate cose che qualcuno ti dia anche retta ma è certo, normale però normale io mi domando è per questo motivo che poi ci si lamenta dei social delle cose perché c'è gente che pensa che sia normale una roba. Fabrizio, hanno fatto quello che volevano però, Fabrizio, è arrivato Marotta, ha aggiustato tutto, adesso, dai. Tanti ha aggiustato tutto? Sì, sta aggiustando tutto, cioè adesso è una situazione aggiustata. Certo. Adesso prenderemo soldi a giugno per la cessione, vedrai come aggiusterà la squadra. Ma invece sul discorso che faceva Marotta... Ma guarda che anche questo, scusa, vedremo le offerte. Ti chiedo scusa, anche questo, non sono d'accordo perché non stai facendo un'operazione che lo stai valorizzando. E stai aumentando il valore di questo giocatore. Ma 110 milioni, chi se lo prende? Scusa, dimmelo. Va bene. Alla clausola dal primo al 15. Ma qualora anche trovassi qualora arrivasse adesso l'offerta. stai svalutando chiaramente un patrimonio 60-70. Facendo così. E ma questa è la cosa. Ma soprattutto, tu dopo cosa fai dal giorno dopo? Come cosa dal giorno dopo, da qua non c'è più cosa. Potremmo cambiare sistema di che gioco. Che nemico ragazzi? Trovi adesso? Potremmo cambiare sistema no, che di nemico gioco? Trovi tu per campare? Ce ne sono tanti, ce ne sono pure tanti. Ah, ecco, c'è Candreva. Oh, allora vedi che sei contento. Così trovi un altro da attaccare per campare ancora con i click. Ma come si fa? 5 anni con i click. 5 anni di titoli. Come si campa? Ma detto questo, 5 anni di voglio tornare. Voglio tornare a quello che diceva Mauro. Schifo. Perché Mauro diceva ci sono due anime all'interno dell'Inter, mi verrebbe da dire forse rivedi la situazione che a un certo punto si era creata nel Milan, Barbara, Gagliani. No, perché no, lì era diverso, però anche lì c'erano certamente delle anime, delle ecco, situazioni fazioni, diverse. Con giocatori, scusa, eravamo delle fazioni, vero? No, infatti, nascondo certo dietro un dito, e quindi quando ci so, quando è così va tutto, infatti, quando è così è lo devi sapere. No, infatti, e la logica del tanto peggio tanto meglio non funziona mai per nessuno. Però mi sembra di vedere che in questo momento Marotta è circondato da? Mi sembra di vedere l'ex presidente Moratti che ha ancora influenza, che ancora interviene arrabbiato per come è stato trattato Icardi, Ausilio non so, Spalletti non so, mi sembra di vedere attorno a Marotta che invece tira dritto per la sua strada e cerca di tirare le fila tra le difficoltà. Sì. Tra le difficoltà. Oggi Marotta ha fatto un intervento che avrebbe potuto fare tranquillamente in un momento di difficoltà Adriano Galliani nei tempi d'oro, tutto a posto. Quando Infatti, ci si aspettava dopo sentire. Una giornata, dopo una serata devastante, ci si aspettava magari l'intervista spacca tutto, tutto tranquillo, tutto a posto. Quindi lui davanti alle telecamere tiene il punto. Però mi sembra di vedere che a margine della vicenda Icardi e non solo,
ci sia tanto magma che non è che è ricondurre tutto ai cardi è semplicistico. Però scusa Mauro, se mi sembra di vedere da fuori l'avversario, se, no, se, certo. Marotta. Adesso vi faccio sentire ma soprattutto qua continuiamo a discutere di Icardi, bisogna cominciare a pensare che siccome c'è un obiettivo da raggiungere e Icardi è fuori dal gruppo in questo momento, ci deve concentrare su scelta altro. Sua però, ci deve concentrare anche dire per scelta sua, perché sennò passa sempre marginalmente. E lui che lui è fuori per scelta sua, sei convinto di questa cosa? Vabbè, certo. Va bene. Scusa mi abbi pazienza, rispondi alla mia domanda. Nel momento in cui toglie a un giocatore la cosa che alla quale lui tiene di più, che messaggio gli mandi? Vai fuori. Certo. No? Però se io quindi non mi puoi dire che è una scelta sua. Se io sono professionista e dico di tenere alla squadra come lui. Cioè giochi al fianco giochi di quelli. Giochi al fianco di quelli. Di quelli che non ti riconoscono e che ti hanno degradato. Io mi alleno. Se poi l'allenatore mi vuole far giocare. Io dico una cosa. La dico oggi e la ripeto per tutto l'anno. Facile così. Togliere la fascia a febbraio. A stagione nel vivo, a Champions League non ancora conquistata, è una sciocchezza colossale. Il fatto che io da avversario ne sia felice non dice nulla. Io quel giorno da avversario abbia detto dai che torna in discussione un posto Champions non felice, dice nulla. Tu e Donato Inglese, ma capisci? Ma secondo te la mattina si sono alzati questi qua e hanno detto togliamo la fascia di Icardi, ma qualcosa sarà successo in questo benedetto spogliatoio? Però tu riesci a fare lo scatto allora perché per provare a pensare cosa? E allora che cosa è successo? Cioè l'unico capitano nella storia che va a chiedere ciò che voglio dire è che in questo momento è passato un mese, è inutile parlare di questa storia qui perché ma non la chiuderemo mai, non parliamo più di questa storia, pensiamo a raggiungere l'obiettivo con chi c'è, perché ormai quella storia lì non la recuperi più. Io questo lo capisco, però mi sembra che la squadra stessa sia ancora nel vortice del caso Icardi, certo. E a voi da dire non ne parliamo, ma avete detto voi 10 giorni fa, ma avete detto ma tu lo devi prevedere, tu società lo devi prevedere, certo. Tu devi capire, una società deve sempre immaginare e pensare alla prossima mossa. Certo, cosa deve fare una società con un contributo lucido e sereno da parte di tutti i suoi componenti? Tolgo la fascia Icardi, benissimo. E poi? Cosa farà lui? Lui dove va? Certo. Lui dove va? Se io lo colpisco così in basso, se io gli do questo colpo basso e forte, lui dove va? Non rischio che poi si genera un clima che la squadra va in campo ma non gliene frega niente a nessuno perché si continua a parlare di Icardi? Non rischia che magari perdo a Cagliari perché la squadra non è serena e mi faccio superare dal Milan? Queste cose le deve pensare. Ma quando la Juve ha mandato in tribuna sullo sgabello il Bologna, la società ha pensato. Allora Luca, tu la conosci quella vicenda? La conosci quella vicenda? Dopo Juve Palermo Allegri presenta le dimissioni perché aveva ricevuto le scenate in campo di Chedira, di Dybala e di qualche altro. Questa cosa di Bonucci, ha detto Allegri, non passa, certo. Perché se la squadra si comporta costantemente così, noi in finale di Champions League non andiamo più. Allora la società ci pensa un giorno, poi dice allora con Bonucci facciamo così, va sullo sgabello, poi però dalla prossima partita gioca bene. Chiuso, cioè la Juventus ha dato la posizione a Bonucci. Scusami, fammi finire. Stavo parlando io. Quando tu dai la posizione a Bonucci, sai già qual è la prossima mossa, cosa succede dopo. L'Inter ha tolto la fascia di capitano Icardi al buio. Se Bonucci il giorno dopo comincia a dire ho male alla schiena, sai cos'è? Che non gioco più, no, sai cos'è? Bonucci, la schiena, scusa. E invece Bonucci non l'ha fatto. Molto sommessamente. Bonucci non l'ha fatto questa Bonucci cosa qua. Bonucci è stato messo in tribuna. Non l'hai degradato. L'hai esposto al pubblico ludibrio, ha capito quali sono le regole e dalla partita dopo ha giocato. Perché tu devi anche capire. Io parlo sempre di una società che pensa. Società deve pensare. Come mi reagisce Bonucci, come mi reagisce Icardi. Pensi che tutti i giocatori e le persone siano uguali? No. Tu società devi prevedere, devi pensare
devi pensare, immaginare, capire e prevedere. E anche... su Icardi tutto allo sbaraglio, no, perché? Altro, perché bisognava prendere una decisione fegatosa da parte di qualcuno all'interno dello spogliatoio per colpire Icardi per qualche frasetta. Devi essere capace di fartela entrare in quella serie di là. Ci devono essere anche dei motivi, perché Bonucci io non so cosa abbia fatto se ne manca un pezzo in tutto questo, ma per il momento noi dell'Inter sappiamo soltanto, anzi non sappiamo niente, non sappiamo se lui ha ucciso il gatto dell'allenatore. Bonucci era un semplice diverbio con Allegri all'uscita. Però noi adesso stiamo semplice, perché se Allegri è un diverbio, semplice non è un altarca, perché semplice non è, perché secondo me poi a fine stagione va via Bonucci, però ragazzi, questa ricostruzione però avete spostato tutto come se fosse un problema Icardi e Spalletti. Questo e invece no. Siamo oltre. No, invece no, perché mi sembra evidente che la squadra, o almeno gran parte, l'abbia mollato. Cioè Perisic non è colpa di Spalletti. Sì. Brozovic non è colpa di Spalletti. Andanovic che ti dice la fascia non è un titolo nobiliare, non è colpa di Spalletti. Quindi a differenza di Bonucci, qui c'è la squadra che era d'accordo nel dire ci ha rotto. Basta. Sì. No, ma non dici che sfogliamo ci mette la faccia. No, anche Bonucci si era sentito tradito da Buffon, Chiellini e Barzagli. Io di cosa stiamo parlando? Sì, capito, ma non Bonucci è andato via a fine stagione. Bonucci è andato via a fine stagione. Ma non per Bonucci, però durante la stagione ha fatto quadrato. No, lui però durante la stagione ha fatto quadrato. Lui non si è fermato. Bonucci non aveva digerito la cosa di Oporto a tal punto che a fine stagione è andato via. Lui non si è fermato, però ha giocato quell'anno lì. Poi è andato via a fine stagione. Perché è stato punito ma non umiliato. Icardi è stato umiliato, è una cosa diversa. Scusate, la società. Tu Icardi lo devi punire, non umiliare. La società il sabato gioca una partita. L'allenatore sollecita a sistemare la questione contratto di Icardi, sollecita la società. Il martedì, cos'è successo? Il martedì, il mercoledì tolgono la fascia di capitano, cioè capisci che c'è una che cosa. Cosa è successo? Cioè, no, il sabato ti dice sbrigatevi a rinnovare il contratto, la domenica c'è tiki-taka, lunedì gli togli la fascia. Che cosa è successo, ragazzi, a tiki-taka? E allora non fa. Allora, una decisione così nevralgica, così delicata, così importante, tu la devi meditare per mesi. Non deve essere una decisione di pancia da un giorno all'altro. Riesco a farmi capire. Ha perso la testa. Dai, secondo me Mauro un peso specifico. Marotta, è arrivata lì, ha perso la testa. Che non ha, perché ma Spalletti, tutti diciamo è ancora prima della fascia, che a fine anno va via. Quindi non è che Marotta mette in mano a Spalletti una decisione così pesante. Evidentemente la società che ha detto togliamogli la faccia. Però scusa Matteo, scusa, perché Spalletti la società? Perché all'inizio di questa secondo settimana... te alla società è venuto in mente di togliergli la fascia? Gli sarà stato proposto. Perché togliergli la fascia, Matteo, è una cosa affilata e cattiva di chi sa che quello è il nervo scoperto di Icardi. Ma gli puoi dire mai colpire le persone sul loro nervo scoperto? Posso farti una domanda? Ma gli puoi dire di no? Posso farti una domanda? Giocare lo stesso. Allora, il giorno dopo Bonucci sta fuori, poi rientra, Bonucci gioca dopo, no? Sì, certo. Giusto? Sì. Secondo te Allegri è contento di riavere Bonucci in gruppo? No. Secondo me sì. No, sì, tant'è che lo fa giocare. No, secondo te Spalletti, se per sbaglio domenica, che per miracolo Icardi sta 85 minuti in panchina, il poi deve entrare e fa gol e vince la partita, secondo te Spalletti è contento? Il problema, secondo me, Fabrizio, è che quando Bonucci torna a giocare sono contenti anche i compagni. Se Icardi torna a giocare, forse i compagni non sono contenti. Parlano tutti con Icardi da settimane. Questa cosa, però, bisogna raccontare le cose come stanno. Ho capito, è irrisolvibile questa cosa. Però parleranno, certo che non sono 24 contro 1. Si scrivono tutti i giorni. Il problema non è col compagno, il problema è col Perisic e l'allenatore. Però è inverosimile che... è inverosibile che per un problema solo se però mi dice che è inverosimile. Ma mi sbaglio o sabato prima della partita c'è stata una dichiarazione di Marotta che diceva che deve essere che è l'allenatore che deve essere più conciliante. O sbaglio? Io non faccio giornalista, ma e non li seguo. Però mi sembra di averla sentita questa volta. Non ne voglio parlare. Allora ragazzi, cioè, qui non ci sono non è la società. Qui le colpe sono di tutti, non è colpa di uno, gli altri sono tutti uguali. Le colpe sono di tutti, perché nessuno, Icardi, l'allenatore, sta mettendo davanti l'Inter in questo momento. In questo momento uno dovrebbe turarsi il naso e dire c'è prima l'Inter, non lo sta facendo lui,
il giocatore, non lo sta facendo l'allenatore. Fabrizio, perché se tutti e due facessero un passo avanti in questo momento, il problema tra di loro lo risolvi e nessuno dei due lo sta facendo. Se io Icardi mi spiace, e quindi siccome l'Inter viene prima di loro due, dovrebbero tutte e due fare un passo avanti. Mi spiace, se io Icardi torno ad allenarmi, poi se Spalletti non mi fa giocare la questione è diversa, poi tutta la colpa ricade su Spalletti, mi spiace. Però se io oggi, ti convoco, oggi, se io oggi ti convoco, tu rimani, tu decidi di rimanere fuori per un problema al ginocchio, più o meno forte questo dolore, poi ci mancherebbe, non possiamo ovviamente conoscere appieno il suo dolore, ma rimani fuori per tua volontà, mi spiace, la colpa principale è tua, perché tu ti alleni, vieni convocato, se poi Spalletti non ti fa giocare, sono affari... Basterebbe tanto così. Allenati. Secondo me il suo allenatore la risolverebbe in 30 secondi, sì, questa cosa. Certo. Va bene, devo andare a pubblicità e partiamo da pubblicità tra due minuti. Sempre